Nei periodi di transizione come questo che stiamo vivendo, l'arte e la tecnologia hanno sempre un ruolo importante. La tecnica esige verità misurabili e li trova nella scienza. L'arte invece non ha verità assolute. Esige che si entri in conversazione con l'opera e che si intervenga in forma esistenziale. Ogni artista ha un suo processo creativo, talvolta controcorrente rispetto al vento che spira. Un buon esempio lo dà la pittura di Grazena Fedre, che con realismo misto a romanticismo sfida quel futuro sempre più tecnologico e sempre meno umano. Un ruolo rilevante nelle sue tele lo hanno le donne, i bambini e gli animali domestici. La figura femminile viene rappresentata in maniera sensuale e al tempo stesso sentimentale. Sublimando i requisiti estetici della femminilità, entra in presa diretta con la realtà, come se le protagoniste emanassero una loro energia oggettiva. I dipinti sono sempre sostenuti da una valida tecnica mista. I colori sono luminosi e ben si accordano con lo studio della luce e le inquadrature dei soggetti. La naturale dote artistica di Grazena la spinge verso un tipo di stile figurativo, realista ma al tempo stesso romantico, attraverso il quale lascia trapelare tutto ciò che emerge dall'osservazione degli sguardi e dei gesti dei personaggi che rende protagonisti. Grazena non fa progetti, non organizza e non pianifica, in quanto un'opera d'arte non è preventivabile. Nasce puramente dall'istinto e dalla percezione emotiva del momento. Non progetta l'arte, la lascia semplicemente esplodere dentro di sé. Soffio col cuore leggero, la polvere caduta sulla mia vita, e rimuovo ogni pietra che lascia impronte dei giorni vuoti. Rimarrà in me la poesia dei ricordi e nella solitudine della sera disabitata tornerò a sentire il respiro dell'esistenza.